In time, you will know the tragic extent of my failings. Già. Ma quanto è bella la canzone in background? Cioè, chapeau al compositore. Mi pare si chiami qualcosa tipo Stuart Chatwood. Guardate come sta ballando il mio soldato lì, cioè, proprio il beat sta seguendo, tanta roba. Oh, basta, mi stai facendo venire un infarto agli occhi. Dove eravamo rimasti? Allora, iniziamo da... Eresia nel sangue. Un folle scomunicato ha deciso di pagare la crescente infestazione con la stessa moneta. È sicuro di sé, non ha pietà e fa il proprio lavoro senza alcun rimorso. Cosa significa? Un nuovo mini boss comparirà nelle nostre spedizioni casualmente e ci aggredirà in maniera piuttosto repentina. È un mini boss che funziona un po' come la strega. Il suo falò butterà i personaggi a bruciare e prenderanno danno ogni turno. Però non è così ingiusto, perché ci attaccherà solo se avremo degli infetti in squadra, se non sbaglio. Ovviamente, anche se uno solo infetto non se la prenderà con l'infetto, se la prenderà con tutti e quattro. Quindi, cosa mi devo aspettare? Innanzitutto vedo che ho tanti artefatti, perciò facciamo che potenziare la gilda, perché io conto molto di più sull'abilità e poi sull'equipaggiamento. Quindi, abilità. Prima di tutto, vediamo cosa vuole andare, dove vuole andare. Ok, ho sbloccato il boss, vedo. Uccidi vecchia strega. Oppure pensavo di fare questa, però non ho ancora tutti a livello 3 per farlo. Devo farlo assolutamente, perché questo è debilitato, questo mi pure è debilitato, questo bramoso, e io ho solo due fialette di sangue con me. Ok, l'infestazione è media e quello va bene, però non è garantito che troverò sangue nelle spedizioni. Quindi facciamo che fare. Intanto sappiamo che ci sarà lui, quindi portarci un infetto con noi ci esporrà al rischio di essere attaccati, di essere aggrediti, però sono molto propenso a portare lui, così lo porto al 3. Innanzitutto miglioriamo la gilda, e lì i soldati, chi è che voglio mandare? Penso di fare la strega, perché nonostante, vabbè, mi dà un oggetto molto raro, però è abbastanza inutile. Lo venderò per soldi, sì, facciamo così. Andiamo a far fuori la strega, quindi iniziamo a pianificare sulla squadra. Prescott forse lo tolgo, perché gli eroi al zero non mi servono, perché penso di fare la diligenza, di migliorare la diligenza. Però per migliorare la diligenza mi serve la maestria armi al 2. Posso farla se scambio dei busti, e probabilmente è quello che farò. Però non mi basteranno comunque gli stemmi, no. Però sì, facciamo, sblocchiamo innanzitutto forgiatura armi. Fan the flames, mold the metal. No, non mi bastano gli stemmi. Allora, penso di fare lei. Prescott non credo. Penso di prendere lei, Alevi, Alevi. Il soldato è masochista, quindi lo devo far curare. Druel. Il problema è che portandomi lui mi espongo allo stronzetto. E non ho cura con me. Non ho neanche un occultista, non ho niente di niente. Miseriaccia. E se incontro il bastardo non ho modo per curarmi. Ah, è tosta. Davvero tosta. Come posso fare? Mi prendo un crociato e... Facciamo così, prendo un crociato. Lei. Lui. E lui. Al crociato daremo... Non questo, ma voglio dare guarigione in battaglia. Sì, facciamo così. Ordiniamo per attività. Questo dopo. Questo. Mettiamo i nostri ragazzuoli qua. Potenziamo le varie abilità. Bastione e questo ci sta. Però non voglio questo, voglio cura. Visto che... 3 su 3. Brutta storia. Visto che non ho cure, dovrò puntare su questo. Stordimento, non so quanto mi potrebbe servire. O lancia, perché vorrei farmi bastione della fede. No, non faccio il bastione della fede perché ho trovato le scarpe, mi ricordo. Ok, adesso mi ricordo. Facciamo sbaragliare. Colpo critico aumenta la precisione. Sì, facciamo questo. Cigno di ferro attacca a distanza. Mi servirà. Non voglio fare il grido barbarico, ma voglio fare straziare. Assolutamente. Scarica di adrenalina, aumenta il danno. Questa è una cura di emergenza, sì. Facciamo così, perciò. Però l'avanzata mi servirebbe. Aspita. Forse rinuncio al cigno di ferro per straziare.
Vediamo se le mosse sono buone. Sì, posso utilizzare dalla posizione 2. Devo potenziare assolutamente anche l'equipaggiamento di questa ragazzuola. Il tuo e te ti dobbiamo potenziare le abilità. Ovviamente tutto il morbo. Se potenziamo tutto a lui. Rendo non mi interessa. Dismas non lo prendo. Non avevo preso Dismas, avevo preso Druel. Che stai dicendo, caro? Druel, ovviamente l'avanzata. E il colpo di pistola ravvicinato. Il colpo di pistola distanziato aumenta il danno. Meno 15, aumenta il danno contro il marchiato. Ma io non ho nessuno per marchiare, quindi ci teniamo così per ora. Sì, teniamoci così per ora. Pendente infido, più 15 danno. Non è male, eh. Però lo fa solo sui primi due davanti, quindi contro la strega non sarà molto efficace. Ok, facciamo che disequipaggiamo tutti gli artefatti. Facciamo che vendere tutti gli artefatti inutili per recuperare sempre. Pietra del sanguamento, questo me lo tengo, questo lo vendo, vendo, questo lo tengo, vendo, vendo, vendo. Ok, direi che potrei potenziare ancora l'equipaggiamento di questi ragazzi, ovviamente. Non Dismas, cazzo! Era Druel, madonna mia. Alevi l'equipaggiamento, alevi. Non ho abbastanza soldi, mi devo tenere dei soldi per le provviste. Quindi vediamo se riesco a vendere qualcos'altro. 10 possibilità di virtù. Non è male, eh. Non è male, diventa 1 su 3 col 10% in più. Questa la voglio tenere sulla furia. Andiamo questa. Tanto togliamo di velocità, quindi. Adesso imbarchiamoci. Non voglio, voglio fare lui. Ma smettila, fai sempre l'arrogante. Ti credevo un bravo uomo, invece sei un rompicoglioni. Sei un rompicoglioni. Ok, così avrà il 25% di protezione, però non avrà, avrà solo l'1% di critico. I danni non voglio toglierli, piuttosto lo metto a lui, perché tanto è basato per lo più sui debuff da morbo e il resto, perciò va bene così. Schivata solo 10. A lui diamo questo per la schivata, così arriviamo a 28 di schivata. Fragile, meno 10% punti ferita massimi. Questo è questo. Anche perché non ho altro. No, ci teniamo questo. Tanto lui è mobile. Vediamo se ho equipaggiato le cose giuste. Sì. Tu. Sì. 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 Allora, possiamo andare. Provviste. Due di cibo. Due vanghe. Antidoti. Vende. No. Non mi bastano i soldi. Allora vendiamo. Te. No. No, 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 perché mi dà 5 di critico che lo voglio troppo. Quel 5 di critico. Vabbè, però è comune. Quindi lo ritroverò sicuramente prima o poi. Sangue, posso prenderne una fialetta. 12 torri. 16 torce. Perché vorrei due chiavi almeno. Uno. Due chiavi, dovrei essere a posto adesso. Acqua santa, veleno, non ho due di bende. Sì dai, stiamo bene, ce la facciamo. Imbarchiamoci, sperando di farci, mamma mia quanto sei bello tu. Mamma mia quanto sei bello. Non c'è abbastanza sangue nella tenuta, alcuni eroi potrebbero morire. Porca merda. No. Avevo collezionato molti rari ed elusivi volumi di antiche proprietà erboristiche e mi preparavo a gustarmi diverse settimane immerso nel confortevole studio. Il mio lavoro è stato interrotto però da una giovane di una bellezza sorprendente che continuava a farmi visita. Parli di quella lì che abbiamo nella foto, la bellezza sorprendente? Beh, per carità, è questione di gusti, eh. Ovviamente sto scherzando perché il borgo è maledetto e influisce sulla mentalità e quindi di conseguenza anche sul fisico, l'aspetto fisico delle persone che ci vivono, perciò è inevitabile che magari era una bella ragazza e dalla pazzia è diventata una roba del genere. Poi, come ho detto, sono gusti, magari qualcuno la trova ancora attraente. Oddio. Qua due battaglie e qua c'è un muro. Beh, dove ci sono due battaglie e una battaglia, ovviamente, sceglierò sempre una battaglia. Spreco una vanga, per quel che mi riguarda. Ah, non ho erbe mediche, però vabbè. Con le erbe mediche aumentiamo il cibo trovato. Che vuoi? Devo vedere se c'è del sangue nascosto qui. Oddio, lui c'ha... Lui c'ha il c'ha. Battaglia. Oh, dammi del sangue. Oddio, però potrebbero farmi ammalare gli altri eroi. Quindi è grave la cosa. Cerchiamo di uccidere le... Ma sono tutti in grado di farmi ammalare gli eroi in realtà. Quindi... Come posso procedere? Facciamo così.
Cerchiamo di ucciderlo il più possibile. Vuoi tenere il sangue tutto per... Basta! Oh! 4 danno! Tu sei scemo! Oh. Ok, lui ha resistito, lui si è ammalato. Uccidiamo... Ok, questo morirà di morbo. E uccidiamo anche questo. Così dimezziamo la probabilità di ammalarci da morbo. Ah, lui è già ammalato, va benissimo. Quello che mi riguarda va benissimo. Anche tu, sarebbe l'ideale se attaccassi lui. E invece no. Ok, ha schivato. Comunque era predigestione, non causa. Oddio. Dissanguamento. Mamma mia, questo qui si è beccato. Cioè, a parte i danni che sta prendendo da veleno per questo deficiente qua. Cioè, sta soffrendo un bordello. E poi 30 di schivata, non è schivata una, Frank. Cioè, questo non va bene. Per considerare che non ho un dottore io con me adesso. Non è morta. Porca miseria, uno di vita. Mi stai prendendo in giro. Muori, zanzara de merda. Lui è immune allo stordimento praticamente, quindi non posso stordirlo. 150 di resistenza. Tengo di ucciderlo. Adesso farà succhia sangue. Ok, su quello malato, quindi va benissimo. Ok, fai che... Non... Ah, c'ho la raffica. Non mi piace, devo toglierla. Avevo potenziato apposta. Ah, tieni il sangue, non rompere le palle. Mamma mia. Ho potenziato apposta il taglio per fare il taglio. Adesso tu perderai 2 di vita, va benissimo, non è un problema. Vediamo il cibo che abbiamo provato prima. Utilizziamo una chiave. Vabbè. Che hai trovato? Ah, mi ha fatto una bella esplorazione effettivamente. Secondo me il boss è qui. Perciò andiamo di qui. Ok, per fortuna non ho indagato sulla tomba. Non voglio utilizzare la mia ultima vanga, che magari trovo un ostacolo. Questa è vuota, quindi sono tranquillo. Esplorazione. Stanza vuota. Questa qui invece sarà una stanza di battaglia con reperto. Non mi preoccupo. Contenuto del sacco è vostro, 500 oro. Mi aspettavo di meno, onesto. Allora, ah, sostanza velenosa. Non, meno male che hai resistito. Ok, chi ci sarà? Ok, fungali. Nessun problema. Granata pestante, 60% di farli ammalare, va bene. Uno ha resistito, vaffanculo. Allora, sanguina. Peggio per te. Attacco avanzata. Questo qui morirà dissanguato. Siamo a posto. Questo qui invece romperà un po' le scatole. Cerchiamo di stordirne uno. E per me va bene così. Fungo. Mi ha marchiato. Adesso questi qua se la prenderanno con lui perché ha marchiato. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Ah, 5 danno. Beh, meno male che c'ho 25% di danni in meno. Se no sarebbe un guaio. Allora, tagliamo lui. Cerchiamo di ucciderlo. Cerchiamo di uccidere pure lui. Ok, questo è morto sicuramente. Nessun problema. Ma ce l'ha rimarchiato, ovviamente. Prima o poi mi fa un critico di sicuro. Facciamo che stordire uno dietro. No, facciamo che curarci. No, facciamo che stordire uno dietro. In ogni caso lui farà lacerare il marchiato, quindi mi toglierà comunque la cura che sto per fare, perciò va bene così. Non prendo gli spasmi da Lena. Perché su te stesso? Oddio mio, quanto ti odio. Ok, questo qui morirà dissanguato. A posto. Facciamo anche attaccare lui. Anche lui sanguinamento. Non è un problema. Facciamo che lui ha 2 di vita, 2 di sanguinamento. Colpo stordente funzionerà perché ha già perso il buff, quindi sì. Scemo. Ok. 9 vita, 2 di sanguinamento. Diamogli un po' di morbo. Fatelo andare. Ha resistito, suino. Allora muori.
Allora. No, 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 fermo, fermo, fermo. Devo indagare con quello. Curiamo un po' di stress utilizzando dell'acqua santa. No, mi pare che utilizzando l'acqua santa invece mi dia la virtù. Perciò sarai tu? No, non sarai tu, sarai tu. Però lui è già pieno. Quindi no. Sarai tu, coagulo rapido. Non male, non male. Sì, sarai tu. Oppure sarai tu. Sarai tu, sarai tu. Sarai tu, sarai tu. Vai. Perché aveva troppo stress. Ok, c'è una trappola da disattivare. Lui dovrebbe avere il 105 di probabilità. 110, meglio ancora. Ok. Cura, cura per lo stress gratuita. Non indaghiamo, non vorrei farmi avvelenare di nuovo. Mangiamo qualcosa prima di tutto. 2, 3, 4. No, accendi la luce, non scherzare. Esplorazione. Niente esplorazione. Meno male che c'ho la mappa con me, così c'ho il 50%. Figurati se non viene fame. Così c'ho il 50%. Ok. In Radiance, may we find victory. Di nuovo loro, che due coglioni. Mi danno fastidio questi due perché hanno 33% di protezione. Io non avendo occultista dovrei utilizzare l'addestratore dei cani per diminuire la loro protezione. O comunque non ho molti eroi che diminuiscono la protezione. Anche questi due dietro, mamma mia che rotto in culo. Ecco, uno resiste, uno se lo prende. Facciamo l'avanzata su quello lì ferito. Prenderà 6 di danni. Ora riuscirà per forza... No, forse no. Uccidiamo. Meno agiscono, meglio è. Ok, questo è molto di sicuro. Questo qua adesso mi farà la nube di schifo. Ha schivato. Grande, ragazzo. Allora, facciamo che stordire questo davanti. Lui utilizzerà il colpo bruciapelo, tornerà indietro e respingerà il ragazzo. Quindi a posto. Colpo tentone. Dovresti schivare. C'è un motivo se ti ho dato tutta quella roba, eh. Facciamo che stordire questo. Lo tiriamo avanti. Ok. Colpo bruciapelo. Facciamo sanguinare questo allora. A posto. Colpo a bruciapelo. È ancora vivo. Non va bene. Non va affatto bene. Facciamo che attaccare questo. 85% lo colpirà. Fuori dalle palle. Colpo a tentoni. Figurati. Non solo non schiva, ma è pure critico. Adesso. Morbo. No. Bravo. Vediamo se riesco a fargli venire il morbo. Ha resistito, come non detto. Allora fai che sanguinare per me. Bravo ragazzo. Tu usa taglio. Ok, 3 ogni turno. Quindi per forza se... Facciamo che curare lui. Solo 3. Ah sì, è vero che sono 3. Pensavo 3-4 forse. Lui farà colpo a tentoni. Ovviamente è su lui che schiverà. Bravo ragazzo. Bravo ragazzo. Ok, questo è morto di sicuro. Prossimo turno. Non importa se non si è preso il morbo. Fai che fare cambio con qualcuno, giusto per perdere un turno. Adesso ci curiamo un po' gratuitamente. Sei critico, mi piace. Così lo curiamo anche un po' di stress. Adesso possiamo uccidere tranquillamente questo. Sangue. Ok, va benissimo. But a victory nonetheless. Ok, qui c'è la strega. Quindi avevo ragione. Di qua la strega. La cassa è vuota, come non detto. No, ok, ho paura. Ah, se solo avessi dell'acqua santa mi toglierei un debuff. Male. Non ho acqua santa. Vabbè, allora andiamo avanti. Allora, la strega come funziona? Ci sono due nemici, la pentola e la strega. La strega cercherà sempre di buttare un nostro eroe nella pentola. Ogni singola azione il nostro eroe perderà 3 salute, forse il 10% della sua salute ogni singola azione. Quindi finché non arriverà in punto di morte, da lì cadrà fuori dalla pentola. Ovviamente essendo un colpo di grazia soffrirà. La stronza ha 2 azioni, quindi ovviamente l'ideale sarebbe non essere mai in colpo di grazia, altrimenti è abbastanza sicuro che moriremo. Perché sono tutti attacchi ad area, ma che fanno comunque almeno 1 di danno o 0 di danno. E anche 0 di danno conta come colpo di morte. Quindi bisogna fare attenzione. Cerchiamo di farla sanguinare il più possibile. Per questo ho preso lei e Dismas e il morbo. Però lei non ha molta resistenza al dissanguamento. Però ha il morbo un pochino. Quindi comunque va bene lo stesso. Cerchiamo di potenziare Dismas. Lei Dismas. Druel. Facciamo l'avanzata per il contrattacco, così i suoi attacchi ad area verrà contrattaccata.
Adesso prenderà qualcuno. Si è preso il mio pestaiolo. Adesso che lui è in pentola, noi, la pentola non ha più 200 di HP, ma solo 17 di HP. E noi la dobbiamo attaccare. Ogni singola azione gli costerà il 10% della sua salute. E quando scenderà a zero, cadrà dalla pentola. Perciò cerchiamo di buttare fuori dalla pentola e non farci morire il nostro ragazzuolo. È lo stesso principio con cui combatte l'altro, il prete, il cacciatore di... l'inquisitore. Perciò facciamo che attaccare il pentolone, purtroppo è uno spreco di turno, però almeno lui non mi muore. Il problema è che lui andrà davanti, per questo volevo dei soldati mobili. Perché comunque, di nuovo mi fai giù in pentola, ma se non rompi coglioni sei... Batticarne, vedete, fa pochissimo danno, ma conta comunque come colpo mortale. Facciamo che... attacchiamo la pentola con lui. Potenziamo lui. E adesso faremo avanzata verso il pentolone. Adesso lei dovrebbe fare batticarne. Non importa. In ogni caso, va bene così. Giù in pentola. Lì, boh, vale il più ideale in pentola, perché comunque ha la cura. E a me va bene. Con Dio della perfezione. Questo è un attacco sullo stress. Meno 25 danni. Questa me l'avevo dimenticata. Meno 10 di precisione. Deconcentra la cosa, hai capito? 75% di colpire. Lei col prossimo attacco prova a farla sanguinare. Ah no, non posso farla sanguinare. Vediamo se riesco. Dio mio. Ah, ok. Il contrattacco l'ha uccisa. A posto. Adesso lui cadrà dalla pentola. GGVP. La strega è morta. Che schifo. Che schifo. Madonna mia. Che schifo. Cosa posso rinunciare? Più che altro voglio esplorare l'altra parte. Magari c'è qualcosa di utile. Vorrei incontrare anche l'inquisitore. Vorrei farvi vedere il combattimento contro l'inquisitore. Rinunciamo a questo. Ok. No, no, continuiamo l'avventura. Anche se probabilmente è una cosa stupida da fare, però continuiamo l'avventura. Adesso riordiniamo la scuola. Ah, è già ordinata. No! Attacco lo stress. Mi sarei dovuto fare i cazzi miei. Mi sarei dovuto fare i cazzi miei, Bend. Entriamo. Qui posso, non posso utilizzare la chiave. Non mi ricordo che cosa andava bene. Vabbè, non importa, apriamo. Contiene tesori nascosti. Oh, che tesori nascosti. Oh, perché non posso andare lì? Ah, perché sono qui. Cretino che non sono altro. Allora, 9 vita, vabbè. Ovviamente se non mi muoiono di fame prima di arrivare alla prossima destinazione sarebbe l'ideale. Qua. Vai, indaga, va. Oh, non male. Trinkets and baubles. Paid for in blood. Sì, posso rinunciare alle bende e agli antidoti, perché comunque gran parte delle battaglie le ho già affrontate, quindi non dovrebbero esserci nemici troppo pericolosi. Poi, considerando che è una spedizione livello 1, non ci saranno giganti e altre persone pericolose. Ok, qui c'è una trappola. Ormai che ho guardato la mappa. Cura lo stress, gratuita. Perché? Perché era indietro lui? Mi pare di aver premuto su ordine al gruppo. Ma lo sarà sognato. Ok, prossima stanza. Ancora fame, avete rotto i coglioni, eh. No, non dissacriamo la tomba, mi porta la sfiga. Secondo me uno di questi due uno di questi tre combattimenti contiene l'inquisitore. Perciò facciamo che prima di tutto uso l'accampamento, perché i miei eroi hanno tutta la vita, tutti la vita pericolosamente bassa. Così mangiamo un po', ci curiamo per bene. Anche lo stress. E non penso al discorso zelante. Che cosa fa? No. Più 5 sei in posizione 1. Ok, no. Pulire le armi, pulire le pistole. Più 10 precisione, più 20% danno a distanza. Incomparabile pazienza. 10 schivata, 2 velocità, 20 danno corpo. Ok, provato. Avete delle malattie. Puoi curare la tua stessa malattia? La mia domanda è... No, no, non può, può solo curare le altre. No, fermo allora. Allora, fai che pulire le pistole non mi interessa. Facciamo un discorso zelante. E fierezza.
Ok, diciamo che ci siamo curati un po' lo stress. Boh, possiamo dormire? Sono in buona salute, almeno per oggi. In salute e con una risolutezza d'acciaio. Pronti per questa sfida. Niente riposo per noi. Marciamo verso la vittoria o la morte. Strano. Non mi hanno attaccato di nuovo. Mi aspettavo di prendere un sedere. Ok, ci abbiamo l'occultista. L'accolito. Perché lo chiamo occultista? Non so perché lo chiamo occultista. Ok. Lui per 4 battaglie avrà il danno potenziato. Cerchiamo di uccidere questo stronzo. No, cerchiamo di stordirlo questo stronzo. Così lo tiriamo davanti. Alla grande. Adesso la mia barbara. No, allora sarà il mio. Come fa a essere il mio crociato più veloce del barbaro? Ha 8 di velocità. Come mai sta agendo per ultimo? Ok, questo morirà dissanguato. A posto. Sembra che mi passi la rabbia. Ok. Forse la rabbia inizia a passare dal livello esperto in poi. Mi è venuto questo pallino adesso. Ok, uno di vita, il prossimo turno è morto per forza, perciò a sto punto... A sto punto faccio che utilizzare le mie cure. No. Se riesco ad utilizzare le cure di questo qua. Di questo qui. Dai, curati. Fammi un critico magari. Ok, questo è morto. No, vuole morti, è brutto. Vediamo se riusciamo a farlo girare per primo. Sì, è la grande. Ciao, bello. Oh, non male. Non male. Ma infatti avrei esplorato io. Stai calmo. Inquisitore? No! I peggiori. Dio mio. Mi daranno la malattia cremisi questi qua. Perché non mi faccio i cazzi miei? Oh! Bravo, bravissimo, davvero bravo. Vai che a far sanguinare quello più in fondo. Dai un po' di potenza a lei. Lui è contrattacco però... No, predigestione non è un problema. Fammi quanta predigestione vuoi, guarda, per quel che mi riguarda. È sanguisuga. Ma è bestiale. Predigestione va benissimo. Miseria, sta facendo un... sta creando un disagio incredibile. Druel. Avanzata. Fuori dalle palpe. Uccide anche questo, che ci curiamo un po' di stress e siamo tutti contenti. Ah, mi hanno droppato belle cose. 1250. Oh, cosa posso rinunciare? La chiave non voglio ancora rinunciare, perché magari con l'esplorazione trovo una stanza segreta. Ho l'impressione che ci riuscirò. Potrei mangiare, ma se mi arriva la fame sarà un bel danno allo stress. Dai, mangiamo. Un po' di acqua santa. Bende non ne ho. Facciamo così, va. Entriamo alla prossima stanza. Vediamo l'esplorazione che cosa mi dice. Niente esplorazione. Porca puttana, il 50% Frank. Spero che non mi arrivi la fame. Spero proprio che non mi arrivi la fame. Vabbè, rinunciamo alla chiave. Tanto non credo di trovare una stanza segreta. Dubito fortemente. Niente esplorazione. Boh, allora terminiamo la missione. Che... Vorrei trovare il prete, ma non è... si vede che non è questa volta. Non è per questa volta. Beh dai, abbiamo fatto un bel po' di oro. Con tutti i gioielli che abbiamo trovato e gli artefatti che venderò, abbiamo fatto un bel po' di oro. Quindi, 16 scudi tra l'altro, quindi posso potenziare la diligenza. Questi qua sono saliti entrambi al 3, quindi a me va benissimo. Fotofobia, più 20 stress alla torcia sopra lo 75. Questa è brutta come cosa. Spugna, nel villaggio si limita a bere. Sfuggente, questa è bella. Ok. The poor caretaker. Poro custode, I fear his long-standing duties here have affected him. Questa è nuova, deve essere la DLC del... Sono cari, ma sicuro un bonus speciale che possono aiutarti nel tuo ingrato compito di far tornare la tenuta agli antichi splendori. Vediamo cos'è. Ok. Uccidendo i boss trovo i progetti. Frammenti. La banca, 5% a settimana. Interessi sull'oro dalla banca, poi ci sono... però è tutto costoso. La luce della torcia è più vantaggiosa.
Questa non è male, però 13 scudi, porca miseria, granaio. 15 cura mentre si mangia. È bella sta cosa, però 300 scudi sono davvero tanti. Più 2 punti tregua, in più sei almeno un abominio, una furia e un lebroso. Carino, carina come cosa, però 50.000 di oro. Un monumento senza alcun fine, tranne l'ostentazione dello zelo di una persona. Boh, 50.000 e 750 scudi, boh. Però questo sarebbe utile, e anche questo della torcia sarebbe molto utile. Vabbè, al momento non ho niente, al momento devo limitarmi a potenziare la diligenza. Ok. Facciamo che potenziamo la diligenza, così adesso le reclute saranno già all'1. E non dovremo sprecare oro per potenziare e sbloccare l'abilità base. Non avevo mandato a curarsi a lui. Oddio, me ne sono dimenticato, mi sa. Ma tanto non avevo abbastanza oro, quindi va bene. Quindi terminiamo l'episodio qui, perché se faccio la prossima missione sarà troppo lungo. Quindi salutiamoci qui. La prossima volta ci ritroveremo facendo la missione epica, quella di Crimson Court. Ho intenzione di far fuori il barone in una sola spedizione, visto che ho tutti al 3, perciò non dovrei avere troppi problemi. Quindi salutiamoci qui, gente. Ricordatevi di lasciare un commento, un like, iscrivervi al canale, magari condividere. Vi auguro una bellissima serata e bella bella.